ragazzi, buongiorno a tutti. Come state? Spero tutto bene. Siamo già sulle piste, stiamo già gasando. Siamo già al pomeriggio, in realtà per me questa è la quarta o quinta volta. Corto. E vabbè, ma che cazzo è la Parigi Dakar? Siete a parlare solo adesso perché, raga, la prima dovevo concentrarmi, è stata tipo tutta così. Non ho detto praticamente niente tutto il tempo perché dovevo concentrarmi. Poi sono qua con la Jet che la gasa un botto. Va a tuono sta ragazza. Sì, direi. Io. Poi direi. Arriviamo giù là. Hello. Hey! John Cena! Impressionante! Proprio lui! È la first time e già la sto gasando troppo. 200 all'ora. Prima volta già 200 all'ora. Mega figa! E la parte più brutta l'abbiamo fatta. Minchia, era la parte più brutta? C'è quel tecnico che però non è neanche impegnativo alla fine. Leggero, è relativamente flow, esatto. E ne andiamo? Sta roba comunque allucinante. È impressionante. È un botto flow, suonando pianissimo comunque. Potrei andare 4 volte di più. Quindi nulla, raga. Adesso chilling tranquillo un attimo e poi dopo si riparte. Comunque la EAS, porca EAS. No, bella, ci sta. Figa di brutto, solo che appunto poi l'ha fatta bella flowy. E il fatto che appunto ho dovuto un attimo in certi passaggi, in certe radiciate un po' così, mi sono dovuto buttare un po' a cazzo di cane. Sì, ma è prima di scendere così. Però già comunque ero tranquillo. Ho fatto solo una cappelletta, però in brodo. Si stira. No, in brodo. Ah, ok. È più buona in brodo che esiste. One eternity later. Vabbè, lui passa in Cina. Anch'io lo faccio, sto passaggio. Più basso. Ok, forse non così basso come pensavo. Comunque, ragazzi, Mottolino è un bike park fichissimo. Questo è solo il mio primo giorno, è tipo la sesta discesa. Io sto veramente una crema. Sto volando tantissimo. L'ultima volta appunto che sono andato in bike park è stata Pila. E ragazzi, cioè, Mottolino secondo me è un parco fantastico per i neofiti, perché le blu sono facili e sono divertentissime. Freeride? Ci sto, freeridello. Perché fare le cose normali, no? E ci abbiamo Ivo che dice, no, ma freeride? Sì, dai, freeride, vamos, perché no? Rossi c'è, che gara, che sorpresa. Coming for the top, this is a new. Però ragazzi, no. Quanta acqua! Bello però, bello cazzo! Fucilazio! Il bag non l'hai ancora fatto! Vabbè! Nazi! Ho il sederino che dopo quella lavata mistica mi dice sento freddo, sento bluh. Ragazzi, secondo giorno in quel di Livigno, secondo giorno di riding, secondo giorno di follia totale. Oggi bisogna gasare tutto, bisogna dare tutto per tutto, siamo già pronti, trecciati, super mega ganzi, vichinghi, mistici. Quindi niente, sistemiamo ancora un paio di cose e poi si va subito a gasare. Ci becchiamo in cima alla seggiovia. Gasala!
Sì, la gaso, raga, ma sto dormendo. È secondo giorno, siamo super carichi. Primo giro, si gasa già bestia. C'è un vento incredibile. Poi gli avambracci tutti doloranti. Guarda, guarda come gasa. Bambolena. Cosa? Dio, questo vento? No, no, ma minchia. Non riesco a passare quei salti lì. Ma sì, ma è assurdo. È come il nostro amico rumeno, Andrei. Per i boschi? Oh, stavo rischiando la giornata della vita. Oh, mi sono già dimenticato tutto. Madonna, le mani. Che male. Mi devo un attimo attivare. Sono troppo passivo. Sento tutti i brake bumps sulla bici, sulle mie braccia soprattutto. Ho le dita che urlano. Matto, che roba. Madonna. Che? Le mani. Le tiri via. Come gli omini Lego. Che bitch, calè. First time sulla rossa. Guardalo, guardalo, guarda, come se la casa, tranquillo, lui sereno. Non ero pronto, non ero pronto. Papo, pepo, papo, papo. Se non riprende a piovere o nevicare, di giorno in giorno migliorerà sempre. Cioè, della neve che c'era. Altro giro, altra corsa. Prende il giochino. Corre col codino. Tutti dentro un tombino. Sono vivo. Sì, ho staccato un po'. Quegli spaccatini lì li devo capire ancora un momento. Moments later. Post pappina, direi che si sta molto più in bolla. E il doppio l'abbiamo chiuso, sì caro! Madonna sto vento. È già meglio di stamattina, però secondo me. Le sghere! Le schede! Le pere! Le mele! Le nere! Dov'è Ivonzio? Non ti abbiamo visto? Io sono cieco! È cieco! Non vedo niente, mamma! Faccio la blu, faccio la blu! Viva! 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 È il bravo, eh! Esatto! Let's get blue! No sbanchino! Wow! Aiuto! Cosa fai? Wow! Valerio! Valerio! Stona crema! Thank you.
Ragazzi, Ivo mi ha detto facciamo un free ride. Facciamo un free ride. Bellissima! Buona, mega buona. Zibo, non trovo la GoPro. Cioè, non so più dove l'ho lasciata. Ho guardato nello zaino, ho guardato in borsa, in valigia, qualsiasi cosa, ho guardato ovunque. Non vorrei averla dimenticata da Ivo. Non so dove l'hai messa. Sei disordinato, non trovi mai niente. Sì, allora, senti, non mi giudicare innanzitutto su come faccio le cose. Ti sto dicendo, dimmi un posto secondo te dove non aver ancora guardato. Aspetta, hai guardato nella cassetta. Ma figurati se ho guardato nella cassetta, ma dai, ma è così. Io cosa li dovrei dire adesso? Spiegatemi. Comunque no, prima mi presento io. Io sono Christian, detto Dottor Freeride. Capirete molto presto perché lo chiamiamo così. Quindi ragazzi, questo video è giunto al termine. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Siamo qua già appunto con la DH pronti a sistemarla per un prossimo video che vedrete settimana prossima, quindi importantissimo, fondamentale, iscrivetevi, mettete sta dannatissima campanella così almeno vi arriva la notifica che settimana prossima c'è il video. Niente ragazzi, ci vediamo direttamente al prossimo video. Che tuona!